Bene, siamo arrivati alla terza lezione. Questa lezione si concentrerà sul viso e sulle braccia, sulle mani. Quindi cominciamo sempre con la nostra richiesta di permesso. In questo caso è molto importante usare un olio il più naturale possibile, proprio perché andiamo a toccargli il viso e potrebbe capitare che l'olio va negli occhi, in bocca, nel naso, e quindi se l'olio è naturale non ci crea nessun problema, nessun danno. Un goccino di olio sulla punta delle dita, non prendiamone troppo, altrimenti andiamo a ungerli troppo sul viso. Il nostro olio, la nostra richiesta di permesso. E quindi oggi massaggiamo il faccino. Vediamo un po' come l'accettano questo massaggino al faccino, che a volte la parte un pochettino più ostica, che l'accettano meno volentieri, però dipende sempre dal nostro bimbo. Una cosa, ecco, evitiamo di andare a coprire gli occhietti con le nostre mani, perché potrebbe essere una cosa che li spaventa. Quindi quando cominciamo a fare il massaggino sulla fronte, che si chiama anche questo libro aperto sulla fronte, un massaggino di apertura sulla fronte dei nostri bimbi, andiamo con le mani lateralmente tenendoli scoperti gli occhietti, quindi dal centro della fronte verso l'esterno. Distendiamo bene la fronte, apriamo bene la fronte, distendiamo bene, facciamole rilassare anche il viso, dal centro verso l'esterno. Perfetto. Benissimo. Dopodiché mettiamo i pollici al centro della fronte verso l'esterno, più o meno sulla linea delle sopracciglia, distendiamo bene le sopracciglia con i due pollici che fanno queste piccole trazioni verso l'esterno. Distendiamo bene la fronte, pian pianino, ok, facendo sempre attenzione a non coprire gli occhietti, che potrebbe essere una cosa che li spaventa, ok? L'altro massaggino è quello utile in caso di raffreddore. Anche noi, quando siamo raffreddati e costipati, spesso in questa zona qua ristagna di più il muco e il catarro. Quindi ci concentriamo in questa zona quando dobbiamo far sciogliere eventuali secrezioni. Appoggiamo i pollici alla radice del naso, saliamo coi pollici fino all'attaccatura delle sopracciglia, ritorniamo giù la radice del naso e giù sugli zigomi. E ripartiamo, concentrandoci in questa zona, proprio alla radice del naso, aiutiamo a far sciogliere eventuali muco, catarro, secrezioni che ristagnano in questa zona quando si è raffreddati. Ok? Oppure questo massaggino è consigliabile nei bambini che hanno il dotto lacrimale otturato, perché questo movimento aiuta a disostruire il dotto lacrimale che passa proprio da questa zona qua. Ok, questo è il massaggino alla radice del naso. Benissimo. Dopodiché passiamo alle labbra. Sempre con i nostri polpastrelli cerchiamo di distendere le labbra per formare un sorriso. Lo facciamo sul labbro superiore, dal centro verso l'esterno, distendiamo. In questo caso vedrete che i vostri bimbi cercheranno di leccarvi le dita, perché tutto quello che passa verso sulle labbra e sulla bocca dei nostri bimbi, loro cercheranno di leccarlo e di assaggiarlo, diciamo così. Quindi distendiamo un po' il labbro superiore, dal centro verso l'esterno, e passiamo poi al labbro inferiore, sempre cercando di fargli formare un sorriso con le loro labbra. Labbro superiore e labbro inferiore. Benissimo. Ok. Poi facciamo dei massaggini circolari sulle guanciotte. Le guanciotte, queste belle cicciotte, guanciottine, facciamo dei bei massaggini circolari. Andiamo anche verso in fondo, massaggiamo bene l'articolazione mandibolo-mascella, qua, e facciamo dei piccoli cerchiettini, massaggiando bene. Ok. Poi sempre con i nostri polpastrelli che lavorano circolarmente,
andiamo sopra l'orecchio e sempre facendo dei piccoli cerchiettini andiamo sulla nuca posteriormente all'orecchio e facciamo dei movimenti circolari su questa zona qua. Procediamo, scendiamo fino al lobo dell'orecchio, dopodiché una carezzina sotto il mento. Quindi massaggino, partiamo sopra l'orecchio, piccoli cerchiettini e intanto ci spostiamo dietro l'orecchio, sulla nuca, sempre circolarmente, andiamo a drenare tutte le ghiandole linfatiche che passano in questa zona retronucale. Ok, arrivate sotto l'orecchio, delle carezzine che finiscono sotto il mento. Ok, massaggio del viso è concluso. A questo punto ci mancano le braccia per il nostro massaggio completo. La sequenza delle braccia è molto simile alla sequenza delle gambe e anche qui, in questo caso, facciamo tutta la sequenza del massaggio su un braccino prima di passare all'altro. Quindi nostro olio, recuperiamo un po' di olio perché a questo punto si sarà asciugato, poi per il viso ne avevamo usato meno, quindi ne prendiamo un po' di più, massaggiamo bene, cominciamo a prendere contatto con un braccino. Piano piano cerchiamo di sollevarlo, lasciare scoperta l'ascella e cominciamo a fare delle pressioni sotto il cavo ascellare, dall'alto del braccino, sotto l'ascella, giù verso il torace. Anche qua cominciamo a drenare la linfa che passa dai vasi linfatici sotto l'ascella. Benissimo, massaggiamo bene qua. E iniziamo anche qui col massaggio indiano. Quindi vi ricordate, interno, esterno del braccino, il massaggio indiano va dal centro del corpo, una mano dopo l'altra, la facciamo scorrere dal centro verso l'estremità, ritorniamo giù, prendiamo contatto e parte anche l'altra mano. Una all'interno e una all'esterno. Manteniamo sempre un contatto con le nostre mani e col loro braccino. Massaggio indiano. Ritorniamo al punto di partenza. Secondo massaggino, abbraccia e scivola. Avanti e indietro. Abbraccia e scivola. Avanti e indietro. E dall'ascella alla manina. Benissimo. Un po' di volte anche questo. Dopodiché abbiamo il palmo della mano a disposizione, appoggiamo i nostri due pollici e disegniamo dei semicerchi nel palmo della manina. A questo punto anche qui il riflesso di prensione sarà molto più presente rispetto ai piedini e quindi il nostro bambino cercherà di attaccarsi al nostro dito, avvolgere il nostro dito con la sua manina, riflesso di prensione. E noi pian pianino cerchiamo di massaggiare, vedrete che poi pian pianino rilasceranno le dita e si faranno massaggiare molto più. Ok. Finito questo massaggino, procediamo anche qua col massaggio di tutte le dita. Il pollice, l'indice, il medio, l'anulare e il mignolino. Durante il massaggio alle manine io consiglio sempre di andarvi a ricercare delle filastrocche, delle storielle col nome delle dita, col nome delle dita delle mani, ce ne sono di molto carine, ci possono essere dei libretti che vi possono aiutare, ma anche su internet, oppure le nonne ne sanno sempre una di più, quindi chiedete alle nonne. Così mentre massaggiamo le dita delle manine, gli raccontiamo anche questa storiella, questa filastrocca, e quindi diventa molto più carino. Ok, dopodiché procediamo con delle carezzine sul dorso della mano, vi ricordate anche il dorso del piede, quindi dalla manina verso il braccino, perfetto,
pezze sulle manine. Ok, dopodiché i nostri circoletti. In questo modo li facciamo sull'articolazione del polso. Facciamo bene dei piccoli circoletti tutto intorno all'articolazione del polso. Rinforziamo bene questa articolazione qua. Perfetto. A questo punto, finito, procediamo col massaggio svedese. Ricordo che il massaggio svedese è al contrario di quello indiano, per cui avvolgiamo bene sotto la nostra manina con le nostre due mani. Le mani scorrono dal polso all'ascella. Ok, al contrario di quello indiano, ricordate, quello indiano è dal centro del corpo all'estremità, quello svedese è dall'estremità al centro del corpo, senza mai perdere contatto con una delle nostre mani col loro braccino. Perfetto, finita anche questa sequenza di massaggio, facciamo il rolling appoggiando le mani sul braccio e facciamo questi movimenti di rollio un po' sul braccino e poi sull'avambraccio. Riattiviamo un po' la circolazione e intanto facciamo divertire un po' anche il nostro bimbo. Ok, col rolling è finita la sequenza del massaggio su un braccino, dopodiché altro olio e via, si procede con l'altro braccino. In questo modo abbiamo concluso la sequenza di massaggio, abbiamo massaggiato tutto, la prima lezione gambe e piedi, la seconda lezione pancino, torace e schiena, la terza lezione viso e braccia. Ok, ormai sappiamo massaggiare tutto il corpo dei nostri bimbi. Vi dico che non è sempre facile fare un massaggio completo perché i nostri bimbi hanno dei tempi di attenzione molto limitati, però potete procedere a fare una parte del corpo ogni volta o la parte del corpo che più gradiscono. Adesso noi ci siamo concentrati, abbiamo fatto più volte il massaggio, ma se glielo fate dopo il bagnetto per mettergli l'olio, non serve fare 10 volte un massaggio rispetto all'altro, ma per spalmare l'olio bastano 2-3 massaggini per tipologia e così magari in 10 minuti neanche si è riusciti a massaggiare tutto il corpo.